Che conducano gli imputati Canò e Buscetta. Questo sarà l'unico confronto in aula. Buscetta, il giorno dopo, sarà richiesto nuovamente dalle autorità americane che lo avevano mandato in Italia. Il pentito è rispedito oltre Atlantico in tutta fretta. Negli Stati Uniti temono per la sua vita, tanto che ai giudici italiani era stato chiesto di proteggere il pentito anche in aula con una gabbia di vetro antiproiettile. In America Buscetta è atteso dall'FBI, del quale è diventato un consulente per i traffici della droga e della mafia. Il confronto ha momenti di tensione. Dunque, voi vi conoscete da moltissimo tempo, credo. Questo è un elemento comune. E tra l'altro Buscetta ha parlato di una iniziazione del Calò nella organizzazione di Cosa Nostra. Quindi su questo punto volete confrontare le rispettive posizioni? Io rimango dello stesso punto, come ho detto. Cioè, lei vuole fare ricordare al Calò qualche episodio relativo a questo? Ma lui si ricorda benissimo, lui lo potrà dire con la sua voce stessa, quando io l'ho iniziato. E perché l'ho iniziato? Potrà dirlo. E allora, Calò, dica lei. Signor Presidente, io desidero una cortesia dalla Corte. Mi dirà al signor Buscetta che tutto ciò che mi deve dire, che cosa mi deve accusare, che dica almeno le cose dove lui ha le prove o almeno i testimoni di queste circostanze, e non faccia come ha fatto fino adesso nel dire me l'ha detto o l'ho saputo. Lui, come io farò adesso in questo confronto, che proverò con documentazione tutto quello che ho da dire, e così desidererei che lui facesse lo stesso, non per sentito dire e non perché me l'hai detto tu, neanche questo deve dire. Deve portare le prove, perché lui mi sta accusando di cose molto grave, per cui non è che sono un furtarello, mi sta accusando di 110, non so, imputazioni. E allora desidero che lui mi dica quali sono quelle cose che lui mi accusa, con le prove, e che non faccia come ha fatto fino adesso, signor Presidente. Buscetta ricorda un viaggio fatto da Totò Inzerillo e Stefano Bontade per incontrare Calò, nella speranza di trovare un accordo tra Corleonesi e Vecchia Mafia prima delle riunioni della Commissione. Io mi rivolgo all'intelligenza, mi scusi se mi esprimo così, della Corte. No, anche la dobbiamo ringraziare per questo. Mi dico un po', questo appuntamento che lui dice di avere avuto lì all'autogrill del Pavese, cioè Pavese. Loro sono venuti, questo Bontade, Inzerillo, da Palermo con la macchina, naturalmente, perché per avere questo appuntamento lì sono dovuti venire dalla macchina, non credo che c'è altro mezzo, no? E allora, sì, e allora hanno fatto perlomeno quanto? 1000 chilometri. Palermo, Roma, 1000 chilometri. Ci siamo incontrati alla cosa di Pavese, abbiamo parlato per alcuni minuti, si sono lasciati così, in buona armonia. Loro si sono fatti altri 1000 chilometri di ritorno. Ma le sembra logico, le sembra vero una cosa di questo genere? È possibile che fanno 1000 chilometri per parlare 2 minuti con me, poi se ne ritorno altri 1000 chilometri? Non so, perché Roma, detto che hanno fatto i 1000 chilometri e poi se ne sono andati, o hanno fatto altri 100 chilometri per andare in un altro posto? È già stabilito da chi? Da Calò, che devono venire a Roma, ascoltare a lui e tornare a Palermo. È un'imposizione, è un foglio di via. Ma non sono venuti, non sono venuti apposta per me per questa appuntamento. Sono venuti, può essere anche un'occasione per spostarsi, per venire, per andare in altro posto. Adesso lo stai dicendo adesso, non l'hai detto prima. Adesso lo stai dicendo, non lo stai dicendo prima. Adesso stai dicendo che erano lì magari forse per altre cose. Vabbè, se lo sai perché erano lì. Calò non replica alle accuse di Buscetta. Tenta però di screditarne la figura di padre e di uomo d'onore. E racconta degli sfoghi che gli avrebbe fatto lo stesso fratello del pentito. Perché appunto l'avevo detto, ho dichiarato che è stato pure in carcere con me un anno e più nella stessa cella, si era molto affezionato con me. E poi, i guai purtroppo che gli aveva fatto passare questo fratello me l'ha tutto raccontato. Vabbè, difatti quando lui ogni volta che mi incontrava, quando io avevo ero in stato con la sorveglianza speciale, avevo la carnezzeria allora in quel periodo, qualche volta lo incontravo e sempre mi raccontava le sue storie, specialmente mi parlava sempre molto del fratello. Quella volta che l'ho vista a Roma con il nipote, con le lacrime agli occhi,
mi disse, mi raccontò proprio il fatto di, vede, dice Masino, che cosa mi ha combinato, dice, se n'è andato di nuovo, mi ha lasciato un figlio in carcere, ha lasciato il figlio in carcere, un altro drogato, mi costrinse ad invitarlo a casa mia con la nuova, l'ultima moglie. Se lo immagina, dice, quale per ora inferno c'è a casa mia per avergli dato questa ospitalità, perché la moglie del fratello era la sorella, è la sorella della moglie sua, la moglie prima, la prima moglie. Questo che ho raccontato. Dico, di che cosa è capace il signor Buscetta, Massimo Buscetta? Buscetta, lei... Io sono arrabbiato con costui. Ma arrabbiato, lascia stare, non costui, c'è da arrabbiare, perché si arrabbia dei cani. In 400 pagine di interrogatorio non ho mai toccato a nessun problema familiare di nessuna persona. Ma io... È molto strano il comportamento di un uomo d'onore, il quale lui è, parlare delle mie vicende personali di famiglia. C'è di più, che l'unica verità che lui dice in questa aula è che mio fratello aveva un'amicizia molto cara con lui, però lui sta dimenticando in questo momento di essersi seduto insieme a tutta la commissione per decidere la fine di mio fratello e di mio nipote, avendolo calpestato anche qua. Lui doveva solo limitarsi a non parlare della mia famiglia. Vabbè, mi pare che il confronto... Il confronto sembra avviato ad una conclusione senza sussulti. Appare inutile ai fini del processo. Ma ecco che all'improvviso Buscetta introduce un elemento nuovo e lancia un'accusa bruciante. Mettere una cosa nuova, se lui proprio insiste così, che l'ho accusato di 69 omicidi, le dico un fatto nuovo, inedito. È disposto ad ascoltarmi, signor Presidente? Io? No, sì. Certo. No, l'ultimo arrivo. Cosa? L'ultimo arrivo. Sì, l'ultimo arrivo. Ah. L'ultimo arrivo. Io nel 1979, 80, 78 sono in carcere, apro il giornale e leggo. Scomparso una persona. Questa persona che io leggo nel giornale è un membro della sua famiglia, perché io non faccio più parte adesso. Il primo incontro con Calò, io le domando che cosa ha fatto, perché lo chiamavamo così, Giannuzzo, per scomparire, perché è scomparso. Me l'ha detto la commissione. Sì, ma tu hai detto alla commissione che questo era un bravo ragazzo, che questo era una valida persona. La commissione me l'ha detto. Pippo, ma tu hai detto che questo ragazzo ha sofferto tanta fame in carcere dal 63 al 69, è stato condannato per associazione a delinquere. Sì, sì, ma non ho potuto fare a me. Ho chiuso l'argomento con lui. Mi sono recato a Favarella e ho incontrato Salvatore Greco e ho detto a Salvatore Greco, Michele Greco, Michele, ma perché è stato deciso di affogare, strangolare a Giannuzzo? Era troppo vicino a Gaetano Badalamenti. Solo questo è il motivo, solo questo. Ma Michele, non potevate evitare questo? No, non si poteva evitare, era troppo vicino a Gaetano Badalamenti. Continuando nella passeggiata a Favarella, sono che passeggio con Vittorio Magliozzo, che lui dice di non conoscere. E le dico, Vittorio, ma non era tuo compare Gianni? Sì. Ma niente avete fatto in famiglia per salvare la vita di Gianni? Io proprio quel giorno mi recavo da Don Pippo. E Don Pippo, all'ingresso di questo negozio, mi disse di andare a fare i biglietti di aereo. Quando sono ritornato, mi ha detto, non domandare più di tuo compare perché è una situazione finita, non dite niente in giro. Questa persona si chiama Giovanni Lallicata, membro della famiglia di Porta Nuova, che il signor Calò, con questa faccia di innocente, si presenta qua per dire, dimmi di dove sono il capo, chi te l'ha detto? Questo è il signor Calò. Allora se il signor Calò vuole fare il pentito anche lui, che dica tutte le cose che lui... Perché ti sta bene. Di queste... Ora, quanto tutto quello che stai raccontando, tutto quello che stai raccontando, sono altri fatti nuovi che ti hanno raccontato adesso? Cosa sono? Non sono cose nuove. Non sono fatti nuovi.
tu e io ne abbiamo parlato. Cosa? Tu e me, con me. Tu e io. Sei sempre lo stesso. Continua ad essere sempre... Ti la legata. Continua ad essere sempre lo stesso. Con le tue mani l'hai fatto. Buscetta, ho capito, devi insistere sempre nelle tue bugie, nelle tue cose. Sì, sì, chiama perché le bugie. Perché se no... Chiama le bugie. Se no questo adesso premio... pensi delle sofferenze tue. Se no questo premio... non pensi delle sofferenze se no questo premio non lo puoi avere, Buscetta. Non te ne vuoi andare sconfitto adesso di qua, non vero? Ti puoi far ammazzare non perché sono ben guardato. Non devi aspettare qualche non anno. Non te ne puoi andare sconfitto. Devi aspettare qualche anno per farmi ammazzare. Sconfitto di qua non te ne vuoi andare. Che sconfitto? Io sono sconfitto, io sono un carcerato come te. Ah, sconfitto non te ne vuoi andare, devi ancora insistere. Io sono sconfitto come vai, te. Vai aumentando sempre. Già sono sconfitto. Vai aumentando sempre io accuse. Ho perso famiglia, ho perso la mia libertà. Ma questo vedetelo tu, vedi tu che cosa hai combinato, vedi tu la devi dire, se mia colpa è come la massima colpa. Tu lo sai i fatti, sì. Tu li puoi sapere. Sì. Io, signor Presidente, lui lo sa. Io rispettavo il fratello, il figlio, perciò quando dice queste cose a me mi fanno più male, perché sono sicuro che quando è morto il fratello, il nipote, mi sono preso più dispiacere io che lui ipocrita. Perché ipocrita. Lui se ne stava in Argentina, in Brasile a godersi la vita. E lì è rimasto. Calò tenta di dare una spiegazione alle accuse di Buscetta e sostiene che il pentito in realtà sta vendicandosi per certi torti subiti. Se ci dice qualche cosa. Pronta la replica di Buscetta, che chiama in causa Gerlando Alberti. Io mi vendico accusando i miei nemici, dice. Questo non è vero, tanto che io ho messo sotto accusa anche un amico carissimo come Gerlando Alberti. Tranquillo. Non so se sarebbe la sede opportuna per dirlo, delle vendette trasversali e degli amici che si accusano. Io... mi legava un'amicizia profonda per Gerlando Alberti, ma io non ho pensato di non nominare Gerlando Alberti. Sarebbe stato assurdo parlare della mafia e parlare solo di me, perché sarei stato io il mafioso nel mondo. Se la mafia esiste è perché ci sono le componenti della mafia. Quando si parla che io ho collaborato perché ho voluto fare delle vendette trasversali, io garantisco a lei, signor Presidente, che rappresenta la legge, io non ho nessuna ragione per farlo nei confronti di Gerlando Alberti, una persona che io stimavo, ma che lui sinceramente non mi stimerà più, perché io sono venuto meno a quella regola che io e lui abbiamo giurato. Certo, Stefano Calzetta. Alberti, detto Paccarè, è stato indicato anche dal pentito Leonardo Vitale come appartenente alla cosca di Porta Nuova, la stessa di Calò e di Buscetta. È il primo nome che compare in numerose inchieste sul traffico degli stupefacenti. E secondo l'accusa, è il primo boss che ha capito l'enorme potenza rappresentata dal controllo del mercato della droga. Un vecchio mafioso che si è riciclato, dicono i giudici istruttori, diventando raffinatore.